presidente italiano che abbia messo con maggiore decisione il suo corpo al centro della scena, con la grazia e la scandalosa feroce mitezza che faceva unica la sua voce, potenti le sue parole. Questa è veramente una cosa che mi ha colpito molto, perché è una sintesi meravigliosa dell'eloquio di Pasolini, di come parlava, ma di come le sue parole però tagliavano, erano taglienti, e al tempo stesso però con una voce soave venivano enunciate. E qui dice: penso che sia necessario educare, Pasolini, le nuove generazioni al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, a non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare, pensate a vicende di cui stiamo parlando in questi giorni, passare sul corpo degli altri per arrivare primo in questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro. A tutti i nevrotici del successo, dell'apparire, del diventare, a questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia col mio sacro poco. Ecco, questo è Pasolini. Ecco perché dicevo, mi sembra veramente una struttura pedagogica rivolta ai giovani, ai ragazzi. E in questa serata, diciamo, dedicata, ma ce ne sono state molte di iniziative, io ho partecipato a questa, quindi c'era tra gli altri la presentazione di un libro che ho preso e ho cominciato a leggere, ma è un romanzo di Igor Patruno, I campi di maggio. Però su questo magari torneremo con l'autore, che parla degli anni 70 con riferimenti anche alle esperienze personali, e alcune sono interessanti soprattutto per noi, sono interessanti in generale, ma per noi perché parla del nostro territorio, quindi con riferimenti precisi a situazioni, a persone, anche se, ripeto, la struttura è di un romanzo. Leggo altre cose di Pasolini. Comunque il pezzo che mi è più caro, quello delle ceneri di Gramsci, perché diciamo che potrei anche non leggerlo perché lo so a memoria. Non è di maggio questa impura aria, che il buio giardino straniero fa ancora più buio, o la baglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio, spande una mortale pace disamorata come i nostri destini tra le vecchie muraglie, l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio e infecondo. E tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quantomeno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto e noi morti ugualmente con te, nell'umido giardino, questo silenzio. Non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato, noia patrizia ti è intorno, e sbiadito solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio, sopito nel vespro, tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove cantando, vizioso un garzone già chiude la sua giornata mentre intorno spiove. È una poesia bellissima, questa è solo la prima parte, è una poesia lunghissima, intersine
diciamo, dantesche, è veramente stupenda. Stupenda. Io vi leggo delle cose che sono, non lo so, visionarie da questo punto, secondo me, insomma, leggendole, rileggendole e riflettendoci sopra, insomma, sono di una potenza incredibile. Qui fa quasi, come dire, parla di sé e parla anche della possibilità di morire. Amo ferocemente, disperatamente la vita e credo che questa ferocia, questa disperazione mi porteranno alla fine. Amo il sole, l'erba, la gioventù, l'amore per la vita è divenuto per me un vizio più micidiale della cocaina. Io divoro la mia esistenza con un appetito insaziabile. Come finirà tutto ciò? Lo ignoro. Ecco, questa è una, come dire, delle ipotesi che sulla sua morte lui stesso ha fatto. E quest'ultima, ecco, anche questa, diciamo, in fondo pedagogica. Che cos'è che ha trasformato i proletari e i sottoproletari italiani, sempre dai scritti corsari, i sottoproletari italiani, sostanzialmente in piccolo borghesi, divorati per di più dall'ansia economica di esserlo? Che cos'è che ha trasformato le masse dei giovani in masse criminaloidi? L'ho detto e ripetuto ormai decine di volte, è una seconda rivoluzione industriale che in realtà in Italia è la prima, il consumismo che ha distrutto cinicamente un mondo reale, trasformandolo in una totale irrealtà, dove non c'è più scelta possibile tra il male e il bene, dove l'ambiguità che caratterizza i criminali e la loro ferocia, prodotta dall'assoluta mancanza di ogni tradizionale conflitto interiore. Non c'è stata in loro scelta tra male e bene, ma una scelta tuttavia c'è stata, la scelta dell'impietrimento, della mancanza di ogni pietà. Ecco, pensiamo alla ferocia di certi delitti che sono avvenuti nel nostro paese, anche delitti familiari, no? Femminicidi e insomma dal Circeo in avanti. Ecco, questo mi pare che anche questo legge bene una realtà, la legge con gli occhi suoi, innamorati di un mondo che è scomparso, il mondo appunto dell'onore, della religione, come diceva lui, del sacro, ecco, del mondo della campagna sostanzialmente, che lui aveva conosciuto in Friuli e che aveva cominciato appunto ad amare e a scrivere su di questo mondo con il dialetto friulano addirittura. Ecco, io non voglio andare oltre su Pierpaolo, ho detto che ci ritorneremo tra l'altro con un libro di Simona Consoni che parla proprio di petrolio. E di questo libro che è uscito postumo, che era appena abbozzato, era una summa secondo le intenzioni di Pierpaolo Pasolini e poi invece purtroppo la morte ha interrotto questo lavoro. Ecco, poi, ma adesso manderemo l'altra canzone di John Denver, Bread and the Roses.
Allora, abbiamo ascoltato una canzone che parla del pane e le rose e le lotte sindacali. È una canzone che introduce l'altro personaggio di cui ricorre l'anniversario della morte, avvenuta a Lecco il 3 novembre del 57. È Giuseppe Di Vittorio. È stato il più grande dirigente sindacale del Novecento italiano. Nacque a Cerignola nel 1892, cresciuto nella miseria accanto ai suoi fratelli braccianti. Con le sue idee il sindacato seppe parlare al paese intero. Considerava la politica e il sindacato il vissuto delle ingiustizie che si riproducono nella vita sociale, nella sfera economica e tra le diverse culture. Io tra l'altro ho avuto un'esperienza personale da giovanissimo membro della FIGC allora, e mi mandarono ad una conferenza agraria che si tenne in Puglia a Bari e sentii proprio un bracciante che diceva, e questo mi colpì molto, diceva: la terra, la chitarra a chi la suona, la terra a chi la lavora. Ed era una cosa di una semplicità e di una nettezza unica, no? E questa rivendicazione della terra che loro, su cui loro faticavano e lavoravano. Questi sono i braccianti pugliesi organizzati da Di Vittorio, che, come dire, è un capo indiscusso e indimenticato e mai dimenticato del sindacalismo italiano e conosciuto anche